Ok, ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, sono qua con Len Dempsey che si occupa di Javier Podcast, un podcast sulla AKA dove ci sono MMA di altissimo livello, e con Carlo Di Blasi che in Italia non ha bisogno di presentazioni, conosciutissimo anche in tutto il mondo, probabilmente il miglior promoter di kickboxing a livello internazionale, sicuramente uno dei top. Adesso collabora con Juan, siamo qua per fare quattro chiacchiere con lui. Vai, Len. Sì, sono qui. Ciao a tutti. Questo è un podcast che vengo a conoscere Carlo per la prima volta, il più grande promoter, ho sentito questo nome e per cui adesso è una bella cosa. Grazie amici, grazie Dino, grazie Len. A sentirvi parlare così bene di me mi sembra quasi di sapere che siamo al mio funerale, quindi parlate un pochino male, così perché si parla bene solo di quelli che muoiono, quindi diciamo qualche stronzata su di me così siamo tutti più allegri. No, scherzi a parte. Intanto grazie per le belle parole. Mi piace partecipare a questa iniziativa con Dino e con il quale ho condiviso tante telecronache. Per Mediaset, che conosco veramente da tanto tempo, e quindi insomma proseguire il nostro percorso di comunicazione sulle nostre discipline con un podcast, why not, come direbbe Len. Sì, è divertente perché tutti questi anni ho cresciuto, sono americano, ma ho cresciuto in Italia e volevo sapere, stavo qua in California, ho visto questo Strike Force, questo bellatore. Poi un giorno della vita ho visto che è arrivato in Italia, ho detto: ma chi è dietro di questa macchina? Chi è quello in carico di tutto? Il mano che fa tutti i fighter a ballare. Boh, adesso ti incontro per la prima volta, è bellissimo. Ma questo non è un podcast i fans di Carlo, è un podcast di MMA. Ma No, sembra che no, 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 bisogna far venire fuori qualcosa, perché no, è sicuramente. per fare i numeri bisogna richiamare gli haters, che quelli sono anche molto attivi. Cioè, in realtà sono pochi, in realtà fanno molto rumore, perché come spesso Fanno succede, rumore. fa più rumore un albero che cade che la foresta che cresce, quindi. Allora, Carlo, innanzitutto come vivi queste settimane? A livello programmatico, diciamo da qui a 6 mesi, un anno, ti stai organizzando, stai pensando, stai pianificando, come stai vivendo questo momento, non nello specifico, ma come progettualità? guarda, sono sincero con voi. Sembrerà incredibile, però è la verità. Essermi fermato mi ha permesso di ragionare e soprattutto di progettare e lavorare su ciò che prima magari a cui dedicavo solo il 10-20% del mio tempo. Quindi, in buona sostanza, io per quanto riguarda i nostri sport sono alla fase 3 in realtà. Cioè, se identifichiamo la fase 1 come ci bloccano e la riflessione, la fase 2 si rinizia a fare qualcosa per preparare, io ho già preparato, devo dire, tutto e sono nella fase 3, cioè sto solo aspettando che ci possa essere anche attività di un pochino più di socialità per partire con tutto il progetto. Mi spiego meglio. Che cosa ho fatto nella fase iniziale? Ho riflettuto profondamente a quello che era il nostro mondo e quello che sarebbe stato e ho messo in piedi una serie di meccanismi che ci consentiranno di fare eventi anche senza pubblico. Mi permetto di non andare nel dettaglio perché ovviamente quando sarà voglio farlo io per primo, quindi onestamente lascio un attimo da parte la soluzione per dire solo che la soluzione l'abbiamo ragionata e ce l'abbiamo. La seconda parte invece è stata quella di dire benissimo, e nel frattempo che cosa faccio? Primo ho chiamato a raccolta i partner per realizzare poi quella che sarà la fase 3. Secondo, mi sono dedicato moltissimo alla costruzione del network di promoter che ci permetteranno nel futuro di avere eventi ovunque. Ma non sto parlando di Italia e neanche di Europa, onestamente. Sto parlando di mondo. Mi sono dedicato a Gamma. Parlando di MMA, Gamma, l'organizzazione mondiale che promuove le MMA, e che ha come suo obiettivo quello di essere riconosciuto a livello internazionale da GAIS e poi dall'IOC. Quindi siamo passati dai 68 paesi che avevamo all'inizio quando abbiamo fatto i mondiali a Singapore, siamo arrivati a 80 che abbiamo annunciato e siamo già a 106 oggi. 106 paesi
con una scelta dei paesi, devo dire, molto oculata. Per cui abbiamo, per dire, noi siamo gli unici ad avere gli Stati Uniti, nessuno ha gli Stati Uniti, abbiamo, ecco, in tutti gli Stati Uniti noi abbiamo un'organizzazione che si occupa dell'MMA, che fra l'altro ha portato a Singapore una super squadra che ha fatto dei risultati ottimi. Detto questo, e quindi adesso stiamo preparando quelli che saranno gli eventi continentali nei vari paesi di gamma, e poi il grande mondiale che a oggi è previsto a dicembre a Kuwait City, anche se, e qui metto il se purtroppo, dobbiamo capire il Covid cosa ci permetterà di fare. Ecco, quindi la risposta alla tua domanda è: cosa sono stato a fare? Ho preparato tutto il setting per poter ripartire, ma ripartire dal giorno in cui ci riaprono, immediatamente alla grande. Che bello. Quindi MMA come, diciamo, come focus principale nei prossimi mesi, no? Diciamo 6-12 mesi come focus sarà quello. 2020, la fine chiaramente, purtroppo dobbiamo pensare alla fine del 2020 per poi iniziare sul 2021, corretto? Sì, più corretto. MMA, più focus, sì, sull'MMA. Sì, perché tu hai iniziato, tu sei stato un pioniere per quanto riguarda le MMA, chiaramente con regolamenti che potevano essere elaborati in quei tempi, poco dopo che, diciamo, l'avvento dello UFC, quindi parliamo 96, 97, quegli anni lì, 96 credo, giusto? Allora sì, cioè, allora se dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, io credo che il primo che ha pensato una roba del genere è stato il trio Macrelli, Airaghi e Roberto Macrelli e Roberto, adesso mi darei il cognome, comunque un lombardo, che avevano messo in piedi il famoso Golden Dragon, e stiamo parlando del 92 e 93. L'operazione poi, ahimè, economicamente il secondo anno non andò così bene, ci furono una serie di problemi tecnici per cui non venne replicata la terza volta, ma furono loro a provare la prima volta il discorso di quello che allora si chiamava Free Fight. Io onestamente ci arrivai un bel po' dopo rispetto a loro, perché leggendo un articolo, perché allora ancora si leggevano gli articoli, non c'erano ancora i video YouTube e così via, leggendo un articolo e poi procurandomi la famosa prima cassetta dell'UFC nel 96, quindi 3 anni dopo che l'UFC aveva avuto il suo risultato, lanciai il primo Octagon come Free Fight e come combattimento vicino a quello che poteva essere l'MMA, ma in realtà molto più edulcorato. Quindi sì, sono stato fra i primi a iniziare. Devo dire che sono stato forse il primo in Italia a mandarlo in onda, perché il primo Octagon andò in onda sia su Mediaset che su Rai, pensa che cosa. Mandammo in onda su Mediaset tutta la parte legata al torneo di Free Fight e su Mediaset i combattimenti di chi... no, al contrario, su Mediaset, su Italia 1, il Free Fight, e su Rai, che non era Rai Sport, era Rai 2 al pomeriggio, alle ore 15 del pomeriggio, mandammo in onda la kickboxing. Quindi, insomma, fumo abbastanza antesignano. Ok, però quello che volevo chiederti era, a fronte di un inizio così, insomma, visionario, quindi, diciamo, per quanto riguarda questo tipo di sport, quindi ha investito anche, perché Octagon è un evento grosso, no? Un evento, il grosso evento forse in Europa oggi, però poi hai lasciato stare il discorso MMA, ti sei concentrato maggiormente sul K1, poi sulla kickboxing, insomma sulla kickboxing in generale, hai lasciato da parte, credo dopo un paio d'anni, forse sono state due le edizioni in cui ti sei occupato di MMA, per poi concentrarti maggiormente sulla kickboxing, lasciando poi, credo, nel tempo, non immediatamente dopo, ma a partire dai primi anni 2000, spazio ad altri. Questo per quale motivo è avvenuto? Allora, è un motivo veramente brutto da dire, perché io capisco che dicendo questo non mi faccio degli amici, soprattutto fra i vecchi del mestiere, però è la verità. Nel 96 noi facciamo Octagon, è il primo, e abbiamo un successo pazzesco. Quel video lo hanno guardato tantissimi. Nel 97 ci spostiamo addirittura al Forum di Assago, prima volta, e facciamo 12.000 dai 9-10.000 che avevamo avuto la prima volta, quindi andiamo anche meglio. Ma, e c'è un ma, lo show onestamente del secondo Octagon non fu a livello del primo e non fu neanche a livello degli altri. Perché?
perché purtroppo durante la conferenza stampa gli atleti si azzuffarono. Ci fu una famosa rissa che poi proseguì. Io non l'ho mai raccontata quella storia, perché ci sono dei chiaroscuri tremendi, ma alcuni dei personaggi che chiamammo quella volta crearono dei problemi enormi. La rissa ci fu alla conferenza stampa, ci fu il giorno dopo in albergo e proseguì ancora alla fine degli Octagon, a mezzanotte e mezza, mentre la gente era andata via, ci fu un rissone galattico fra una parte dei fan di un atleta e il nostro servizio d'ordine, con me in mezzo, che per un pelo la rischiai veramente brutta quella sera, perché ero stato il primo ad essere stato aggredito. A quel punto sono andato avanti ancora, ma mi rendevo conto che i primi che si occupavano di free fight erano davvero un mondo marginale che a me non piaceva, non mi è mai piaciuto, perché io sono per lo sport sano. E il dark side dello nostro sport, che c'era anche in kickboxing, attenzione, ma non mi è mai piaciuto. Quindi ho tirato duro. Nel 98 non abbiamo fatto Octagon a Milano, perché in più c'era stato un problema in Ucraina, non so se lo ricorderai, era morto un americano, quindi durante un incontro c'erano delle polemiche, e di nuovo ero stato intervistato come il promoter della criminalità quasi. E poi ci fu anche un'interpellanza in Parlamento, nessuno ricorda queste cose, ma è un'interpellanza per bannare nascente free fight e la kickboxing a questo punto. Per cui alla fine facciamo ancora il 98 a Roma, prima volta a Roma, poi facciamo il 99 ancora a Milano, andammo avanti ancora nel 2000 con al forum di Assago con il grande Michele Verginelli, ma arrivò il K1. K1 aveva un mondo più ordinato, più facile trovare gli atleti, perché non dimentichiamo che trovare gli atleti era di una difficoltà pazzesca, veramente pazzesca. Io fino all'ultimo non sapevo mai chi sarebbe arrivato, chi non sarebbe arrivato, eccetera, e sempre li dovevo prendere in un ambito, soprattutto straniero, che a me non piaceva. Quindi nel 2001 aderiamo al K1 e improvvisamente da 0 a 1000 annulliamo tutto quello che avevamo fatto fino a quel giorno, probabilmente, e qui hai ragione tu, sbagliando, perché andava proseguita quella roba, magari in un tono minore, così come avevamo fatto, perché avevamo un format che si chiamava Dragons, che facevamo al Palalido, non al Forum, che aveva solo arti marziali e aveva le mix martial arts, e avevamo della gente forte, fra l'altro, al tempo, no? che combatteva, fra cui Verginelli, che era sempre uno dei nostri atleti di punta, perché lo scoprimo noi per il grande pubblico, e andava in onda su Italia 1, quindi avevamo una certa... Insomma, per farla breve, mi bloccai perché le nazi MMA, come le chiamavo io, o meno, o ancora peggio, quel mondo di chi amava i combattimenti paraclandestini, che poi non era vero, nessuno li faceva clandestini, ma insomma erano organizzati un po' così alla buona, ecco, a me non è mai piaciuto. Io volevo chiederti, inizialmente quando facevi l'MMA in Italia, le regole si arrivano a un punto, puoi fare i pugni in testa, questo non puoi dare calci più alto di questo livello o qualcosa. Era così, era difficile come ogni regola aprirlo e ripararlo per fare questi fight? Guarda, Lem, ci sarebbe un'altra storia da raccontare. Questa non l'ho nemmeno mai accennata. All'inizio, il regolamento, il problema era il regolamento. Cioè, nel 96, quando iniziamo, facemmo un regolamento sapendo benissimo che potevamo essere bloccati dalla questura. Quindi ragionammo molto da avvocati. Cioè mettiamo dentro, le regole sono queste, tratte dalla box queste, tratte dalla kickboxing questa, tratte dal judo, tratte, in modo che comunque c'era una source, cioè avevamo una fonte ufficiale da cui tratte. Non c'erano i pugni a terra, ovviamente, perché nessuno sport colpiva a terra. C'era la lotta a terra, ma per solo 10 secondi. Quindi la lotta a terra c'era, lo strangolamento, la leva articolare, eccetera. Però ovviamente mantenevamo i guantoni, perché i guantoni piccoli che provammo, io mi ricordo benissimo, andai in Olanda a vedere un no holds bar olandese, tremendo per quei tempi, oggi ci ridiamo sopra, ma per quei tempi fu un po' uno shock vedere queste cose, e avevano i guantini piccoli con le dita, tipo le cose di Kung Fu, no? Che si muovevano, no? E ne portai un paio in palestra e lo provammo in palestra, col risultato che ci facevamo male subito, ma era ovvio, non conoscevamo il sistema, lì c'era un problema, che non c'era sistema,
non c'era una scuola, noi andavamo veramente alla, così, a sperare che di trovare delle cose, insomma, morale. E il nostro campione di punta italiano era Paolo Di Clemente, che comunque veniva dal judo, era fortissimo nel judo, però non c'entrava niente al tempo con l'MMA che conosciamo ora, era un mischione, no? Per cui, per farla breve, le regole, noi temevamo che ci di venire bloccati, e qui la storia mai raccontata, ci fu un certo Panattoni che provò a fare il vero UFC e lo fece anche con, io c'ero quella sera, non più di 300 persone a Brescia, fuori Brescia, e fu bloccato la bellezza di due volte, e devo dire, e io fra loro, tutte le federazioni di arti marziali si opposero e cercarono di bloccarlo, perché lui stava andando troppo avanti, era troppo rischioso quello che voleva fare, e rischiavamo che se lui fosse andato avanti, alla fine avrebbero bloccato le nascenti MMA e non saremmo potuti arrivare a quello che abbiamo fatto dopo, mentre con il regolamento edulcorato che facciamo noi, alla fine se poteva fare, come si suol dire, no? Cioè era troppo avanti quella roba lì, tant'è vero che poi alla fine non ci fu grande pubblico, al contrario, non più di 300 persone che ci furono quella sera, eravamo tutti gli operatori. Quella sera, fra l'altro, nuovamente vinse Michele Verginelli, perché se noi vogliamo veramente incoronare uno che ci ha provato fin dall'inizio, senza avere poi il grande palcoscenico, se non con Octagon, è stato Michele che ci ha provato in tutte le maniere, però lui era un antesignano e i tempi non erano ancora pronti. Per i tempi lui era molto forte, per i tempi era veramente molto forte, sapeva già lottare bene, parliamo del 2000, quegli anni lì, insomma, era già molto, molto avanti rispetto agli altri, comunque rispetto a livello italiano. In effetti Michele è stato sicuramente il pioniere dell'MMA italiana, quello sicuro. E sai, se posso permettermi, questo LEM, esisteva una palestra a Roma, che era quella dove si allenava Michele Verginelli, che è stata, che partendo dal Kung Fu, Jeet Kune Do, Full Contact, è stata la vera palestra fucina dei primi tentativi. Ti ricordi, Dino, a chi mi riferisco? Sì, Moroni, mai... Moroni. Esatto, Moroni, che faceva delle robe pazzesche. Lui fece anche il Agostino Moroni, si inventò anche il circuito degli uomini forti. Lui girava l'Italia con un carrozzone di gente forte, no? E lui faceva questa roba, prendeva la bull dell'acqua calda, la gonfiava per farla scoppiare, no? E una sera sedde anche male, perché non era una roba facilissima, eccetera. E poi si incatenava, poi spaccava le tipo Hulk, no? Dì, io spacco tutto, eccetera. Però in quella palestra, oh ragazzi, ci sono stati Perrete, Liberati, quelli che allora facevano Full Contact, no? Che era la degenerazione del karate, perché non dimentichiamoci che nelle arti marziali, negli sport da combattimento, c'è sempre stato un degenerato, perché il karate contact, il kickboxing, tutto quello che c'è stato all'inizio era una degenerazione del karate, no? Valerà che tira il calcio in testa a Long Beach all'arbitro, no? Nel 75 si fa radiare dalla federazione e dice: allora io porto il full contact karate in Europa, no? E poi la Thai box, no? Un'altra degenerazione, no? Per troppo esagerata, no? La savata all'inizio vietata in Francia, che fu obbligata a essere chiamata adresse française, cioè abilità francese, perché non potevano usare la parola savate, no? E così nel tempo, e così le MMA in America bannate negli stati, finché per fortuna i fratelli Fertitta con i loro avvocati riescono a farlo accettare in alcuni stati, fra cui ovviamente il Nevada, dove è lo stato della perdizione, quindi perché insomma, da qualche parte dovevano farla, perché non lì, e a Porto Rico, quando scapparono a Porto Rico, ricordi? Cioè ci furono tutta una serie di episodi. La storia di questo sport, degli sport da combattimento, passa dalla, diciamolo, da una fase di illegalità, cioè inteso come, forse non dal punto di vista della legge, ma dal punto di vista morale, in cui c'era sempre qualcuno che diceva no, non è morale combattere così. Quando, dai tempi dei romani, lo sport delle Olimpiadi nasce con i cestiari, quelli che combattevano con le mani attorte, le fasce alle mani, quando combattevano il Pancrazio, che è il progenitore delle mixed martial arts, cioè e poi è nello spirito dell'uomo competere nel modo
più, anche più duro apparentemente, ma non c'è violenza. Violenza è violare le regole, lo diciamo alla morte. Le regole anche all'inizio c'erano. C'erano anche nel primo UFC, anche se minimali, però cioè, già il solo fatto che decidono di stare chiusi in una gabbia e non all'aperto è una regola. È così. Sì, ricordo quando Big John era là per fare finire il match e saltare dentro prima che uno ammazza l'altro, ma penso che c'era tanto un mistero di oh, se usano questo pugno della morte, non possiamo fare le regole. È tutto questa misteriosa, le cose come sono venduto nelle scuole arti marziali. Ci abbiamo il calcio del toro, qualcosa ti ammazza. Poi abbiamo realizzato. Io credo che, allora, si è detto tante volte, lo ripetiamo, però comunque è una verità. Una fetta importante delle arti marziali tradizionali ha cominciato ad avere un periodo di difficoltà quando è incominciato a svilupparsi le MMA a livello mondiale, dallo UFC in poi. Lì era permesso fare qualsiasi cosa, quindi si è capito che bisognava confrontarsi con dei metodi, con forme di combattimento differenti che non erano quelle del karate, del judo, del kung fu, ma che comprendevano un combattimento a sé stante, differente da tutto quello che era stato fino a quel giorno. E hanno messo fine anche a molte discussioni, più forte la box o il karate, più forte il judo o la kickboxing, wrestling oppure jiu-jitsu. Questo, lo UFC ha messo fine a questo discorso per sempre. Vai e puoi fare quello che vuoi. Almeno inizialmente era così. Adesso poi le MMA sono diventate uno sport specifico, dove non devi sapere solamente fare jiu-jitsu, non devi solamente fare bene box, devi sapere combinare tutto. Però inizialmente ha sgombrato il campo da quelle che erano molte incertezze, meglio questo o meglio quest'altro. Quindi è stata, diciamo, da 25 anni noi assistiamo ad una grossa evoluzione per quanto riguarda almeno l'aspetto del combattimento. Poi a livello filosofico, di piacere personale, eccetera, si continuerà a vedere karate, si continuerà a vedere kung fu, si continuerà per sé, lo vedremo sempre questo. Però chi andava a fare karate perché credeva che fosse lo stile migliore, chi andava a fare kung fu perché credeva che fosse lo stile migliore, non lo ha fatto più per quel motivo. Io ricordi i records di quelli che i combattatori UFC 1, 2, 3. Ah, lui c'ha 345 combattimenti. Erano troppo. Ma dove ha fatto tutti questi? È andato al bar, tanti 300 bar a fare questo combattimento. Perché non c'era nessuno. Noi abbiamo qualcuno anche in Italia, adesso senza citare imbattuti e imbattibili. Come si chiama? Carlo, volevo chiederti, quindi hai lasciato da parte il discorso MMA, quindi hai perso inevitabilmente, questo ti ha fatto perdere inevitabilmente del tempo rispetto ad altri, anche se poi in Italia non c'è stata questa evoluzione, però dal momento che tu sei promoter di livello internazionale, no? Che è invidiato da tutti, penso che a livello italiano nessuno possa dire il valore che ha, al di là della simpatia o dell'antipatia che possono avere nei tuoi confronti, questo però no, secondo me... Ma io sono uno anche simpatico agli amici, e non sono simpatico ai nemici, ma non è che si può essere simpatico anche ai nemici, se no è finita, allora sei un cretino. No. Beh, ma a volte cioè, c'è motivo per star simpatico e c'è motivo anche per essere antipatici. Quindi questo poi bisognerà sapere anche perché c'è una certa antipatia non così diffusa, ma comunque una frangia di persone non ti può vedere. Questo bisogna teniamocela da parte, in finale andiamo su questa che mi piace, perché hai detto perfetto. No, questo è giusto che si sappia almeno, che tu possa dire come la pensi, poi ciascuno rimarrà delle sue opinioni, però dicevo, questo ti ha fatto perdere del tempo, ma non parlo tanto a livello italiano, io parlo a livello internazionale. Cioè a livello di promozione europea, parliamo di Inghilterra, parliamo di Olanda, parliamo di Lituania. Noi ci siamo visti per caso una volta in Lituania, una dozzina d'anni fa, io ho incontrato uno a combattere e ti ho incontrato lì. Quindi tu già studiavi il movimento, però questo non ti ha permesso di importi come ti sei imposto a livello di kickboxing, dove sicuramente sei riconosciuto. Nelle MMA questo riconoscimento, questa visibilità non sei riuscita ad averla. Quindi questo è un motivo di rimpianto da parte tua, un motivo che ti permetterà di lavorarci sopra, o è un discorso che preferisci lasciar stare? No, hai toccato un punto importante, su cui ho solo una piccola cosa, due note.
La prima è che quando ho abbandonato il progetto MMA, l'ho fatto perché c'era una cosa fortissima che stava arrivando, io non potevo non cavalcarla, e ci sono arrivato nel momento giusto con l'uomo giusto, che è il K1. Prima ci sono arrivato come promotion, cioè ho iniziato nel 2001, ma poi ci sono arrivato con l'uomo giusto, perché non dimenticare la scoperta di Giorgio Petrosian. Allora, sarebbe come, di nuovo, se nell'MMA io fossi arrivato al momento giusto adesso, non voglio dire Conor McGregor, perché non sono d'accordo, con uno forte ma eticamente irreprensibile, me lo dirai tu chi può essere, ma forte, GSP? Forse GSP? Georges Saint-Pierre. Infatti prima, no, io non volevo dirlo perché voi siete molto più esperti di me, però io ho Georges Saint-Pierre come modello, no? Infatti prima lo citavo non a caso. Bene, se avessi avuto Georges Saint-Pierre era un'altra partita. Io non avevo Georges Saint-Pierre, in più le scuole di Free Fight, ripeto, perché allora non era MMA, era il mischione, non avevano quei personaggi che a me facevano impazzire. L'unico che poteva essere, ripeto, era Michele Verginelli, ma con uno solo non fai nulla. Giorgio è la punta di comunque un iceberg che ha una base molto forte, capite? Quindi c'è tanto lavoro da fare, perché uno show non lo fai con un solo atleta. Quindi, e comunque, quando poi ho detto, signori, dove eravamo rimasti, perché fu così che dissi a Scott Coker quando iniziamo a ragionare sul Bellator e Octagon insieme. L'evento del 2016 è stato il più grande evento che c'è mai stato in Italia, oggettivamente, al di là del fatto che talvolta giudizio della critica e giudizio del pubblico possono essere distanti, e va bene, ma l'emozione me l'hanno detto molti di quelli che oggi sono i neof, quelli che hanno iniziato a organizzare, no? Mi hanno detto, guarda, quando noi abbiamo visto Torino, l'Isozaki Stadium strapieno, quelle foto sono pazzesche, ancora oggi quando le guardo dico, ma come abbiamo fatto? 13.700, quasi 14.000 spettatori in un palazzetto da 16.000, insomma, è una bella emozione. La foto della coda fuori che non finisce più, cioè, ma non c'è supermarket del Covid, cioè, noi avevamo ovviamente molta, molta più gente. Ecco, allora, quando poi ho deciso di tornare sui miei passi, l'ho fatto con la forza di ciò che avevo fatto prima, e quindi sono tornato ma come se non avessi perso del tempo, capisci? Certo, non è un evento di solo MMA, ma perché era necessario ed è necessario, fino a quando le MMA non hanno una base molto più forte e degli atleti molto più forti, di appoggiarsi alla kickboxing. Né più né meno come la Muay Thai si è appoggiata per anni alla kickboxing per andare avanti. Tutto qua. Io voglio sapere, tu sei adesso presidente di ONE FC in Italia. ONE allora, Championship. ONE FC, sì. Oh, Europa, no, ONE Championship. They changed the name. ONE Championship? Sì, va bene. Anche me devo ricordare che cambiano il nome e cambiano le cose. Lo mettono sul TV italiano adesso per tutta l'Europa? Lo so che lo fanno in Asia, ma come allora, distribuzione del show? Allora, sono il presidente italiano di ONE Championship con una delega per l'Europa, fino a quando ovviamente il quadro europeo non verrà ampliato con tutti i vari, le varie caselline riempite. Con Dino ho avuto il piacere di animare per un periodo, poi ha proseguito lui con un altro collega, Paolo Cotrone. Mediaset ha trasmesso regolarmente tutto l'anno scorso il ONE Championship con tutte le grandi avventure, e abbiamo fatto anche la prima, anche lì una prima assoluta, la diretta con l'evento da Tokyo di Giorgio Petrosian, che ha vinto il famoso $1 million prize. E per quest'anno, per il 2020, il contratto è scaduto nel febbraio del 2020, quindi esattamente quando è iniziato sto Covid, adesso non posso dare gli elementi perché purtroppo fin quando non sarà passato il Covid non posso dire nulla perché lo deve annunciare l'emittente, ma noi eravamo già sereni e tranquilli per riprendere le nostre trasmissioni, però ribadisco, fin quando ONE Championship non riprenderà gli eventi, soprattutto fin quando non ci sarà una certezza di tutto il calendario, non posso esprimere in materia. Comunque sì,
l'anno passato siamo andati in onda regolarmente su Mediaset. Ho visto che stavo c'era uno dei contender per heavyweight, Arjun Singh, indiano, che ha combattuto con Cirilli e ho vinto. Adesso sta per andare contro il campione. E lui stava alla stessa palestra dove io faccio il video, media, tutto questo quanto di MMA per Javier Mendes, Habib e tutti questi grandi stelle. E lui piace stare con le stelle, è una bella palestra, tutte le stelle vengono allo stesso posto per prendere il livello più alto di possibilità. E poi lui mi diceva, perché ho fatto intervista con lui per vostra promozione, e lui mi ha detto, penso che fanno senza la gente in giro, come hai detto prima del podcast, come porte chiuse, solo il video, solo i fighter dentro la gabbia. E la pensata era già fuori, ma così il Covid è andato così tanto grande in Asia, non lo potevano fare, e adesso rimane in Canada, anche di venire qui, la palestra è chiusa, così è un po' strano questi tempi, ma penso tra un po' aprirà un paio di cose, che questo weekend abbiamo visto UFC che sono, come si dice, fanno l'esperimento per gli altri sport per vedere cosa possono fare sotto queste condizioni. Hai visto questo UFC questo weekend? Beh, certamente sì, l'ho visto, coraggioso Dana White a fare questa, come possiamo dire, a iniziare, però talvolta, io questo lo dico perché lo sport è fatto anche di etica, è fatto anche di rispetto, è fatto anche di altre cose, io la vedo così ed io sono in linea con One Championship, che mette in primo piano i valori da cui noi poi proveniamo. E onestamente, io mentre guardavo questo evento, non ho pensato all'evento closed doors, su cui io sono perfettamente d'accordo. Col pubblico senza, l'importante è che gli atleti combattano bene e vadano in onda. Non è questo il mio problema. Il mio problema era un altro. È questa smania di voler fare per primi, quando ancora non si sanno bene quali possono essere i problemi sanitari. Perché io mi sono domandato, e non solo io, perché ho letto Business Insider, ho letto un sacco di Bloody Elbow, ho letto un sacco di website specializzati che si domandavano, ma se qualcuno poi contrae il Covid e sta veramente male, e è chiaro che è stato lì che è successo, perché è chiaro, avete visto, no? Gli atleti combattevano senza mascherina, l'arbitro non aveva la mascherina, alcuni coach non avevano la mascherina, cosa succedeva negli spogliatoi non abbiamo idea, non c'erano le immagini degli spogliatoi, cosa molto interessante, non hanno, almeno io non le ho viste, non so se mi è sfuggita, però non ho visto le classiche immagini dagli spogliatoi, perlomeno easy, no? Come si vedi tutto quello che fanno. Allora, la mia domanda è, cioè, avevi le immagini strette, allora la mia domanda è, ma vale il rischio e vale la causa? Perché in America, tu mi insegni, Len, su queste cose non sono leggere, eh? Cioè ci può essere una responsabilità penale per aver messo a rischio la vita di qualcuno, per quanto tu abbia fatto tutte le cose per bene, questo Covid può viaggiare. Allora io dico, ma se persino la Disney ti ha fermato, perché a suo tempo, quando volevano organizzare nella reservation, nella riserva indiana, loro, alla fine c'è stata la chiamata del governatore a ESPN e a Disney, che a sua volta poi ha chiamato governatore, Dana White. Governatore che ha chiamato, sì. Allora, quando c'è una sensibilità negativa e tu hai speso anni per ripulirti l'immagine da tante tante cose che non sono piaciute, quando hai ancora negli occhi della gente Conor McGregor che butta il trolley sul palco, quando hai il lancio, il trash talking che è la tua regola, quando hai il lancio delle bottigliette, quando hai tutte queste robe qui, ma e hai Disney che è uno dei tuoi partner, ma santi Dio, ma non puoi pensare che magari aspettare 2 settimane in più, giusto per avere la certezza di quello che dirai, che è quello che è la mia preoccupazione. Io ho sempre paura di dire ciò che mi vengo smentito poi un attimo, quindi io sto zitto piuttosto che dire una scemenza. Allora, Dana White, dico io, è una domanda che pongo, questa fretta, questa smania di essere il primo che andava in onda, ma cosa ti ha cambiato? Non cambia nulla. Tu devi garantire a ESPN,
non so quanti siano, 42 eventi, non mi ricordo, un numero importante di eventi, ma se perdi 2 settimane non succede nulla, su via. Ecco perché io sono molto sereno con Wuhan, che fino al 1° di giugno, ovviamente, Singapore è chiuso, quindi il personale di One Championship non può viaggiare. Questo è un motivo, questo è il motivo vero, perché organizzare in giro per il mondo, io ce l'ho dove poter organizzare legalmente in giro per il mondo, ve lo assicuro, io ce l'ho, ma perché prendere dei rischi? Aspettiamo col tempo giusto, non ci corre dietro nessuno e poi faremo gli eventi anche a porte chiuse, e la chiave per poterli fare in maniera redditizia c'è, basta andare un po' oltre. Penso che questa decisione va anche a un più alto, perché il presidente Trump ha chiesto: mi serve una squadra di gente che lavora per aprire i business e lavora per fare gli sport in America, allora tu fai l'esperimento. Ma hanno preso anche uno giacaré che aveva i sintomi di COVID, perché aveva la famiglia, e non hanno lasciato entrare, ma c'è qualche volta: ah, sta insieme qualcuno, è troppo vicino, e vediamo dopo se è successo ancora, se è trasmesso sulle altre gente. Ma lui non è arrivato in gabbia, ma è arrivato a Wayne's a fare le pesi con le guanti, la mascherina, e stava lontano dalla gente, ma poi ho visto un foto che c'era insieme alla gente vicini, faccia a faccia quasi. Certo. Quello che vedremo, che c'è sempre un'altra storia su ogni situazione. Ma poi se mi permetti, Lem, adesso sì. Parliamo di una storia molto americana. Adesso non so quanto i nostri in Italia conoscano questa storia, ma parliamo di Kung Lee. Okay? Sì. Allora, Kung Lee ha una causa con Dana White che è pazzesca se dovesse passare e rischia di diventare class action. Allora, non la sapeva nessuno, perlomeno la sapeva Kung Lee e un po' di giornalisti di settore. Quando è saltato fuori la voglia decisa di Dana White di organizzare l'evento, una certa stampa è andata a scavare e ha tirato fuori questa storia. E hanno fatto degli articoli che hanno raccontato nel dettaglio tutta la causa, com'è, come non è, e non la raccontavano mica dalla parte di Dana White, eh? La foto, l'immagine di Dana di Kung Lee che allena il suo figlioletto dicendo: io continuo a credere in questo sport e voglio che mio figlio faccia questo sport qui. E beh, se uno legge quell'articolo anche senza sapere niente, e non mi voglio esporre su chi ha torto o chi abbia ragione, certo è che è un classico articolo che tira la volata a Kung Lee e va contro Dana White. Quindi, di nuovo, bisogna stare attenti quando si fanno queste cose, perché l'immagine, tu mi insegni, nel vostro paese dove c'è una cura particolare dell'immagine che è altissima, non va bene, il bad boy non sempre paga, fa vendere il biglietto, ma poi magari qualche problema te lo porta dietro. Conosco Kung Lee, ho lavorato con lui. Penso che, non so, ci sono due parti di questa storia. Lui è uno che piace prendere avvocati anche troppo per fare il metodo di fare i soldi. Non sono un grande amico di lui. Te lo dico la verità, è mal di testa lui. È di San José, fra l'altro, quindi o perlomeno si allena lì, credo. Ma adesso lui non c'ha neanche le amicizie con i coach, altri fighter, perché era troppo innamorato con se stesso. Ma dice anche il coach, quando sto con Javier e faccio i podcast, lui dice: se tu sei un fighter, deve essere tutto innamorato con te. Perché puoi arrivare alla montagna più alto, sei da solo, c'è la gente in giro, ma devi ancora correre e arrivi da solo. Così è la mentalità di tanti fighter, non sono dicendo niente cattivo, è così, deve essere, perché stai dentro la gabbia pensando ai bambini o pensando alla nonna o pensando a ho venduto abbastanza t-shirt, non stai in focus per fare questo combattimento neanche, sì. Ma questo scopriamo perché stiamo parlando insieme, che non sapevi che io conoscevo anche lui, perché tutto qua no, posso dirti, era abbastanza facile, nel senso, tu sei del nostro ambiente con lì, voglio dire, non è uno sconosciuto, anzi, cioè, ha avuto una certa anche fama a suo tempo, tra l'altro era con Strike Force all'inizio, se non vado errato. Sì, era il campione. Sì, era con Strike Force, sì. Ma invece
Cambiando un attimo discorso, visto che si parlava prima di organizzare le MMA in Italia, o comunque di organizzatori italiani, tu Carlo, come vedi chi organizza MMA in Italia oggi? E indipendentemente dall'MMA parliamo di organizzatori a livello totale, diciamo, quindi MMA, kickboxing, eccetera. Quali sono i due o tre promoter su cui scommetteresti da qui a 5 anni? Bella domanda, perché tu sai bene che ti posso dare due risposte. Una politica per non farmi nemici e una vera che è quello che penso. E come logico ti do quella vera. Ahimè, io penso che non siano i promoter sbagliati, perché io ho il massimo rispetto di quelli che mettono dei soldi sul tavolo, del loro tempo, della loro passione, eccetera. Io vedo però in questo momento più passione che soldi, sia come investimento che poi come guadagno, perché non guadagnano una lira, prendono mazzate ogni volta, o peggio ancora, qualcuno fa perdere soldi ad altri, perché questa è la cosa che a volte mi dà fastidio, perché quando tu metti i tuoi soldi sul tavolo hai il mio rispetto, quando metti i soldi degli altri non hai il mio rispetto. Detto ciò, ognuno di loro ha in realtà le capacità tecniche dal punto di vista dello sport, cioè di scegliere i migliori atleti, di fare le migliori card, ma non ha un background da organizzatore puro per poter, come dire, lanciare. Non c'è una strategia. L'evento viene fatto a sé stante, ok? L'unica strategia possibile, c'è stata un momento quando oggettivamente una di queste promotion stava per atterrare su Fight Pass, ok? Ma di nuovo, parliamo di Benetton. Parliamo di chi al tempo voleva andare a fare a prodare su questa cosa. Poi la coppia si è sfasciata, è successo casino, tutto quello che è, eccetera. Però quello era una mossa economicamente e ci stava tutta. Economicamente. Ma che strategia è andare su una piattaforma dove ti vedono solamente un numero di persone estremamente inferiore rispetto al mondo? Allora è più logico fare uno streaming gratuito, investi, così investi. Lì invece prendi dei soldi che ti permette di pareggiare un po' i conti, ma neanche tanto, perché io so le cifre che paga Fight Pass, ok? Lo so perché paga la kickboxing, so quanto paga i colleghi, ok? Non è assolutamente una cifra per poter mantenere in piedi un evento. E gli sponsor non ti arrivano se tu vai su Fight Pass, non ti arrivano. Perché gli sponsor ti chiedono, sempre quelli nazionali, perché si parte da quelli, ti chiedono di essere visti nel mercato nazionale, perché anche la concessionaria d'auto vende auto, vende nel proprio paese, non vende nel mondo come Fight Pass ti permette di essere, ok? E parcellizzato, un tot per ogni paese. Quindi il primo problema è essere promoter, quindi non appassionato di sport che diventa promoter. E poi ci vogliono soldi, ma ci vogliono tanti soldi. Perché all'inizio Bellator ha avuto il botto subito? Perché aveva tanti soldi e si è appoggiato a chi è promoter puro. E quindi, analisi del mercato, possiamo fare un evento solo MMA? Non è possibile. Si va e si fa solo questo. Oggi ti dirò di più, probabilmente al Palalido un evento solo di MMA si potrebbe fare. Si potrebbe fare. Non fai il pienone, ma fai una roba super decente e le MMA surgono non più come di cui, ma come una roba importante. Io ci credo. Ma mai... Una cosa. No, certo, certo. Parlando invece, sempre chiaramente, per fare l'evento ci vogliono gli atleti. Una difficoltà che molti hanno oggi a livello organizzativo è trovare gli atleti che sono inseriti in determinati management. Quindi, al di là del fatto che poi ci sia popolarità dello sport o meno, ci sia guadagno o meno, ci sono dei manager che si occupano della carriera di alcuni atleti italiani. Tu hai gestito, gestisci ancora Petrosian, il fratello, ed altri atleti molto forti che combattono a livello internazionale. Due cose. La prima, tu saresti in grado di offrire le stesse opportunità che hai offerto a Petrosian, oppure le MMA rimangono, come dicevo in precedenza, un po' un ambito più oscuro, più difficile nel quale inserirti?
E secondo, invece, come ti rapporti nei confronti degli altri manager che gestiscono atleti e comunque che, come vedi, insomma, chi si occupa della carriera di atleti che onestamente hanno poche possibilità di guadagno, almeno nella fase iniziale, considerato il fatto che atleti fortissimi a livello italiano che siano sotto management italiani, non so se ci siano. Allora, una doppia domanda molto articolata, cerco di semplificarla e farla corta. Allora, sarei in grado di lanciare un Petrosian dell'MMA? La risposta è assolutamente sì, e guadagnerebbe uno zero in più di quello che già è il big business di Giorgio Petrosian. Perché immaginiamo che Giorgio Petrosian fosse il campione che è nell'MMA. Tu quanto valuteresti un suo match? Di più di Fyodor Emelianenko, senza dubbio. E noi sappiamo quanto prende Fyodor Emelianenko. Quindi stiamo parlando veramente di cifre pazzesche. Ho citato Fyodor, scusatemi, sono campioni che vengono pagati di più, è tipo Conor. Ma Conor è un'altra roba, è un fenomeno di spettacolo e di sport, non è quello che intendo io. Giorgio è un super campione sportivo che non concede niente alla mediaticità. Lui è quello che è, e se ti piace, ti piace così. E così immaginiamo un personaggio del genere. Bene, al di là del fatto che onestamente, Dino lo sai, ne abbiamo parlato, io punto molto su questo Yuri Lapikus, e state vedendo cosa sto facendo, numero uno del rating di One Championship, futuro challenger, eccetera. Però, al netto di questo, immaginiamo, dimentichiamo per un momento Yuri, perché ci sono altri atleti, e io li so, io ce li ho in testa. Magari che, attenzione, Dino, non sono degli invincibili, ma sono dei fortissimi e mediatici, cioè che hanno un mix di mediaticità e di capacità, quindi e di capacità di attrarre il pubblico, di fare lo show e di fare lo show nel ring. Ci sono. Il punto è che, qui entra il secondo elemento, io con alcuni di questi non posso lavorare. Perché non posso lavorare? Perché appartengono a dei management, anzi dei management, come dicono quelli che parlano bene l'inglese, perché, corretto? Management. Hai fatto bene, hai fatto bene. Italia sbagliamo, diciamo sempre management. Beh, insomma, il problema è che alcuni di questi sono delle figure miste. Cioè, quando uno mi è un po' federazione, un po' concorrente alla mia, un po' promoter e molto manager, è chiaro che io non posso prendere uno dei tuoi atleti, perché domani me lo vedo in una promotion che mi è concorrente, oppure me lo vedo promuovere una federazione che mi è concorrente. Capite? Poi capisco che voi possiate dire, Carlo, sì, però tu sei concorrente di tutti, perché tu sommi più cose. È vero, perché io ho creato un sistema fighting, ma per un motivo, perché arrivo dal tempo in cui non c'era nulla e quindi sono stato costretto a costruire questo. Quindi non è forse è stata la mia forza ed è stato il motivo per cui alla fine tanta gente si è entusiasmato per l'MMA, perché non dimentichiamoci che molti di quei promoter non esistevano prima che io organizzassi le nuove MMA, le chiamo nuove perché prima era free fight, quando è arrivato il sistema MMA in Italia. Quindi come posso, Dino, io lavorare con quelli che fra l'altro hanno creato un sistema chiuso, un sistema che è stato il motivo per cui il K1 giapponese è fallito. Il K1 giapponese è fallito perché a un certo punto c'erano solo due manager, c'era il sistema Glory, prima che arrivasse il Glory circuito di kickboxing, Glory, il loro management, e c'era il sistema invece It's Showtime, che era eventi e management di atleti, eccetera. Praticamente tu per entrare nel K1, lo stesso Giorgio Petrosian, io per entrare nel K1 sono dovuto passare attraverso It's Showtime, perché se no era bloccato, e quindi loro alla fine ricattavano il sistema, il promoter, cosa che Dana White, ammazzando i manager, ha evitato completamente, capite? Ed altre promotion, come invece fa One Championship, che non ammazza i manager, ma gestisce. Lì c'è, lo conoscerai sicuramente, Len McHugh, che è uno illuminato, che sistema, cioè lui capisce, ha uno staff fantastico, di gente che se ne intende, che non hanno nessuna correlazione, non prendono una lira da nessuno, mentre in altre organizzazioni c'era questa commistione, eccetera, eccetera. E quindi
E quindi, attenzione, attenzione, parliamoci chiaro, okay? Dobbiamo essere chiari anche in questo. Tutto ha un tempo, nel senso che c'è un tempo in cui tutti devono fare tutto, ma poi pian pianino bisogna specializzarsi. Ecco Dino, oggi in Italia quel sistema dei due blocchi non permetterà a nessuno dei loro atleti di evolversi. Io personalmente non ne prenderò nessuno, nessuno, mai, perché non ho interesse. Mentre potrei collaborare, vedi la differenza, con le altre promotion, ma qualunque, d'accordo? Io ci potrei collaborare, perché con le promotion posso lavorare, iniziare a pensare a fare un network di eventi dove far girare i nostri atleti e garantirci che i nostri atleti diventano sempre più forti, eccetera. Ma non potrei mai lavorare con un management che domani mi fa la sua promotion concorrente oppure me lo porta da un'altra parte approfittando del fatto che io li abbia fatti lavorare. Ecco. Però dico lavorare in funzione dell'atleta, quindi i tuoi atleti vanno in quella promozione, quegli atleti vengono nella tua promozione, potrebbe anche essere un'idea questa per stabilire, per interagire in maniera da creare, come dire, dei rapporti su ampia scala, quindi tra tutti gli organizzatori, parlo adesso del livello, parlo dell'Italia, quindi questo renderebbe più facile organizzare per te, per gli altri, per la concorrenza e viceversa. Ti pongo una domanda, Dino, perché adesso faccio io una domanda, se mi permettete. Chi sono gli altri promoter? Cioè, chi sono io gli interlocutori? Se penso a eventi italiani che si svolgono con una certa regolarità o comunque organizzatori che organizzano o comunque che hanno un focus sull'MMA, penso a Merenda, penso a Dandi, può essere anche Milano in the Cage. Faccio degli eventi per Illo quando ho organizzato Golden Cage, poi qualche evento va più a singhiozzo rispetto ad altri, qualcun altro ha più continuità, non parliamo di certo dei eventi da 20.000 persone, 10.000, neanche forse 5.000, però parlo in questi termini per sperare che cresca qualcosa. Poi, chiaro, non è facile andare tutti d'accordo. No, certo, però ecco, allora, ecco che ti ho fatto questa domanda conoscendo la risposta, ma perché volevo che la puntualizzassimo. Allora, quelli che tu mi hai indicato, è quasi impossibile lavorarci tranne con uno, se vogliamo. Il problema qual è? Allora, Milano in the Cage o quelle robe lì, eccetera, eccetera, al di là dell'estrazione, ancora, come ho ben detto all'inizio, sono ancora quelli degli anni 90 e comunque, insomma, lo show che danno non è quello che io mi aspetto e poi c'è un problema personale, nel senso che questi continuano a... Io sono uno che poi non si offende mai, per cui però mi troverai strano sedermi al tavolo con uno che mi offende sempre e che tra l'altro mi ha fatto anche causa perdendo e dovendomi pagare dei soldi che non ha mai pagato, quindi questi sono fuori. Dandi, c'è un problema etico, io non posso lavorare, io questo sport, queste cose le faccio, è notorio, lo faccio perché io ho finito di lavorare 11 anni fa, questo che faccio è il mio divertimento. Poi lo faccio professionalmente, ma non è la mia ragione di vita professionale. Io mi sono ritirato dal lavoro nel 2009. Tutto quello che ho fatto dopo è divertimento. Che guadagno o non ci guadagno? Se ci guadagno sono contento, se non ci guadagno, vabbè, c'è gente che se le butta in altri modi i soldi, eccetera. Poi nella casualità io non perdo e gli altri perdono e quindi anche questo è un punto di domanda. Com'è che uno guadagna e l'altro invece perde? E allora c'è qualcosa che non va. E quindi perché devo mettermi con chi continua a perdere? Discorso diverso di Merenda, perché Merenda in linea ideale lo vedo molto simile a me, perché è un altro che ha un altro lavoro e fa questo per divertirsi, quindi a lui non ne frega niente di guadagnare o perdere, lo fa per divertirsi e ha il mio massimo rispetto. Perillo è un altro con cui io onestamente, idealmente, mi trovo molto bene a parlare, a chiacchierare, abbiamo avuto mille occasioni di parlarsi, ma essendo lì c'è un problema, lì lavora con l'IMAF e quindi chiaramente è una federazione concorrente alla mia federazione internazionale, quindi io non posso e non voglio mettermi a parlare di qualcosa che sia business. Ecco, questi sono i problemi. Quindi alla fine chi rimane? E io ti dico chi rimane, perché la soluzione c'è, ma non partendo da chi ha già provato e alla fine non ha dato prova, permettetemi, di avere quel successo che io mi aspetto. E non sto parlando del successo
di critica, perché quello in molti l'hanno avuto. Veneto, soprattutto prima maniera, ha avuto un grande successo di critica e secondo me era su una strada ottima, ok? Poi non è seguito il successo di pubblico perché non è venuto e quindi chiaramente il modello di business è crollato. Ma io parlo di organizzatori, io ti dico Ciro Variale, non lo conosce nessuno, è uno che fa bene il suo galà solo di MMA in Toscana, l'ultima volta l'aveva portato anche in un castello, fa delle robe carinissime, vanno in onda grazie a noi in televisione e fa delle cose, non perde neanche dei soldi, quindi pochino, ma quindi ha capito il modello da seguire. Questo Ciro Variale è un esempio, ma tanti come lui, c'era un certo Pietro Falco, adesso non è più con noi, ma è un altro molto valido, bravo, e che neanche lui perde, guarda, e organizza bene, e non perde, voglio dire, e va in onda in televisione, sempre grazie a noi ovviamente, però c'è andato e ci andrà ancora probabilmente per i fatti suoi. Insomma, io vorrei, e questo lo dico a te Dino, perché ne abbiamo parlato tante volte, creare un tavolo dell'MMA con le persone che hanno delle buone speranze, non mi importa quanto grandi siano, ma che parta dai dilettanti, perché il problema dell'Italia è che, amici, noi non abbiamo come in America che tu vai a scuola e fai lotta a scuola e per cui tu arrivi già che hai una base lottatoria o la conoscenza della lotta che è ad un livello superiore. Qui noi non abbiamo il lacrosse, il grappling e tutto il resto, eccetera. No, qui noi vanno a scuola e giocano a calcio, fine della partita. Quindi noi abbiamo bisogno di partire dai dilettanti. Allora io ti dico questo, un bel tavolo allargato che si incrocia con un progetto internazionale che è quello di Gamma, che possa essere un Gamma Italia, lancio questa cosa, in cui quelli che hanno voglia, che non si portano dietro i vizi del passato, che siano dei piccoli medi organizzatori o gente che ha degli atleti forti. Io penso a, vabbè, chiaro, quelli che ho in casa, è logico, no? I Davide Ferretti, come si chiama? I Marco Franza, Luca Della Rosa, quelli che c'erano già, ma anche gli Emiliano Lanci, i promoter come, non so, tanti tanti altri piccoli o medi, Fabio Grassi, ma cito a caso, sono persone che mi vengono in mente, no? Che non sono nel mio circuito, ma che vedo, che so che sono in grado di farlo. Ma tu stesso, Dino, che sei stato uno dei primi organizzatori, tu hai iniziato per primo in Lombardia a organizzare a un certo livello, eccetera. Allora, io dico, questa progenie di persone che hanno le idee chiare, che conoscono bene lo sport e vogliono mettersi insieme a fare qualcosa, tutta la vita, Dino. Ma chi ha già sbagliato oppure ha delle idee prefissate e vuole andare nella sua strada, vada per la sua strada. Io qualcuno non lo voglio neanche vedere come Dandy, perché è notorio che il problema etico con Dandy è enorme. Uno che ha rischiato per una sua lotta personale con un giornalista, Tudor Leonte, di far buttare fuori da Sherdog degli atleti, fior di atleti italiani, accusandoli di avere i CV gonfiati, cosa che poi si è scoperto non essere vera, e non ha mai chiesto scusa per questa cosa, non ha diritto di stare nella comunità marziale. Questo è il punto. Per quanto riguarda invece gli altri, si può parlare, perché no? Non ho nessun problema, ho grande disponibilità di tempo e anche voglia, perché alla ripresa delle attività, degli eventi, noi usciremo con qualcosa di molto forte, sempre che chiaramente ci si pongano le condizioni. Questo è uno degli elementi, poi spiegherò quando poi sarà il tempo. Io stavo pensando, ricordi quando hanno fatto Ultimate Fighter su televisione americana, hanno prodotto loro show? Penso che qualcosa in Europa fatto da One FC o quello che fa One Championship, non ricordo, sì. ma se lo facete voi sarebbe molto interessante, e penso che questo è il modo di lanciare l'interesse dentro il sport, e la gente si arriva dall'inizio invece di un sport che salta davanti e tu non hai mai visto, oh, che cosa è questo? Interessante questo octagon. Ah, ma se vedi questo su TV, la show della realtà è molto importante, la gente la piace guardare, e poi c'è un questo che lo seguono 2, 3, 4 serie e poi quando arriva in gabbia c'è più contatto. Avete mai pensato di fare così in Italia? L'EM fu la chiave di volta dello UFC, come è notorio nella storia, no? Loro svoltarono grazie al loro reality. E noi in realtà ne abbiamo realizzato uno,
che si chiamava Fight One Reality, che tra l'altro andò in onda prima su una rete minore di Mediaset e poi sbarcò su Italia 1, perché era andato talmente bene sulle reti minore che poi Italia 1 lo prese. Furono 4-5 puntate. Il costo di quel reality fu enorme. Noi lo realizzammo in Italia e in Russia. Si immaginavano 5 atleti, che poi diventavano 4, che dall'Italia andavano a partecipare a un grande torneo in Russia e vinceva chi dei 4 sarebbe piazzato meglio. Ti dirò che è stato un terno al lotto assoluto, perché potevano essere eliminati al primo girone. E così fu per un paio, finché uno di loro, un peso massimo, arrivò a medio massimo, arrivò a fare al terzo posto. Quindi entrò in area medaglia, fu premiato. Insomma, ci fu una storia bellissima. Ma i costi del reality sono incredibili. Noi ci lavorammo 6 mesi poi per editarlo. Fu un lavoro pazzesco. Non avevamo esperienza. Tra l'altro è stato l'unico reality terminato, dei tanti che tanti hanno detto io ho fatto i reality, poi in televisione chi mai l'ha visto? Nessuno, l'hanno mandato in onda su qualche web o qualche cosa, ce n'era uno in corso ma non se ne sa più niente, per l'amor del cielo è colpa del Covid, ma comunque quello che voglio dire, i costi sono molto elevati. Detto ciò, con una formula diversa da quella che realizzammo, che peraltro andò benissimo, io credo ancora al reality e ho un'idea in testa che, nuovamente, scusatemi, siccome poi le idee sono di chi le realizza. Se oggi la dico, un altro la fa e io sono fottuto. Capito. Ce l'ho in tasca, credimi, ce l'ho, ma prima bisogna risolvere il problema degli eventi. Poi, nel momento risolto il problema degli eventi, arriva il momento del reality. One Championship è molto avanzato in questo, perché, come sapete, sta realizzando The Apprentice Asia. Quindi sta andando già in una logica, tra l'altro condotto da Chatwis Itiodong, e sappiamo quanto abbia portato bene a Donald Trump The Apprentice in America. Adesso non dico che Chatwis diventerà presidente di qualche stato asiatico, ma comunque sicuramente bene farà. A me divertirebbe molto, anche perché, come nota, la mia estrazione del mondo dello spettacolo è molto forte, quindi un reality fatto in certa maniera mi piacerebbe molto. Certo, Lema, è perfettamente, quella potrebbe essere una chiave di volta. Penso, e se ti serve aiuto sono qui, sono già fatto queste cose. Faccio tanto film. Ti vedo benissimo come il presidente della giuria. No, quello che dice you're in, you're out, eccetera, eccetera. Perché un reality perfetto, l'accento americano agli americani, agli italiani piace da pazzi. Dan Peterson insegna, un personaggio del basket americano che diventò poi commentatore ed ebbe un grande successo nel nostro paese. Quindi Lem, saresti, se the deal is on, se lo facciamo ci sei. Oh, grazie. Ma per me, io voglio vedere che Italia che c'ha lo stesso successo, perché ho cresciuto in Italia da quando avevo 5 anni fino a 19. Quello è in cuore, è la mia cultura. Sì, non sono proprio italiano, sono mezzo tedesco, mezzo irlandese io. Ma, e poi americano sopra di questo, che cos'è? Boh. Ma ho cresciuto in Italia con la cultura negli anni 1970-80, e poi è arrivato qua in Stati Uniti e sono stato in giro all'inizio dell'UFC e stavo là come te, chi vince questo di judo, questo jiu-jitsu, e pensavo anche di lottare anche a me a quegli tempi, perché io sapevo fare il armbar come gli altri non lo sapevano, era misterioso a loro perché facevamo il judo, ma il nostro stile era più olimpico, per quelli che fanno olimpiadi e cioè, stai giù, oh, finisce, non danno molto pressura che fa male, ma l'ho usato fuori in strada, ho imparato a usarlo. E ho visto questo UFC, ero così incantato, ma ho uscito fuori dal militare, ho fatto male il ginocchio, ho detto non lo posso fare, ma sono stato sempre indietro a guardarlo dall'inizio e pensavo, quando arrivano gli italiani, perché abbiamo visto i maestri da Giappone, ma qualcuno da Cina, qualcuno da Arabia, qualcuno da Europa, ma io sapevo, quando ho cresciuto in Italia, non c'erano tanti scuole, come tu hai detto, non c'è la lotta nella scuola, come qua negli Stati Uniti, arrivi a livello di grappling super, super alto, ma l'altra cosa strana della lotta, se non lo inizi prima degli anni 10-12, per farlo come un adulto è troppo duro, ma jiu-jitsu è più
più meglio per imparare. Sì, jiu-jitsu si impara a tutte le età. Carlo, invece, tornando al discorso, perché queste sono cose che inevitabilmente è giusto cercare di chiarire, visto che sei qua. Fight One c'è da 7 anni, giusto? Dal 2013, correggimi. Corretto. Allora, ci si aspettava una ventata di novità, che inizialmente c'è anche stata, di rinnovamento, di cambiamento di quello che era un sistema sportivo che, diciamo, rivedeva molti di quelli che erano i parametri della società italiana, un po' statalizzata, eccetera. Questo, ripeto, inizialmente c'è stato un cambiamento, un rinnovamento, sprint, motivazione, entusiasmo. Però sembra che, ti dico la verità, negli ultimi tempi, diciamo gli ultimi 2 o 3 anni, in realtà si sia presa una china esattamente uguale. Cioè, sembra che Fight One, oggi come oggi, stia più implodendo che esplodendo. Esplodendo positivamente, attenzione. Quindi stia più implodendo su aspetti burocratici, di regole, di norme, di cose a cui bisogna attenersi, cose che bisogna seguire, che non stanno facendo esprimere la federazione e quindi gli atleti che ne fanno parte come meriterebbero e come dovrebbero. Quindi tu che idea hai a proposito? Perché, ripeto, quello che sembrava dovesse essere un rinnovamento si è trasformato poi nell'essere un po' come quello che si andava a criticare prima e da cui si voleva prendere le distanze. Allora, ti faccio un excursus brevissimo, perché quello che dici ha un senso, ma c'è una spiegazione. Mi spiego meglio. Allora, intanto dal punto di vista del rinnovamento. Prima del 2013 noi abbiamo mantenuto, negli accordi che ho fatto con Ennio Falsoni, un profilo assolutamente basso a livello internazionale. Cioè, uno degli accordi che c'erano, pochi lo sanno, ma questo era accordo, quando io mi unì all'FKB, fu quello che Falsoni disse: tu basta promuovere le cose internazionali, perché l'FKB voleva che fosse centrale, quindi mollai ISCA, WKA, tutte le federazioni che io avevo. E che cosa è successo nei 7 anni? Perché ho fatto 7 anni in FKB, esattamente come adesso ho 7 anni, quindi c'è un bel riscontro da fare. Sicuramente mi sono dedicato a Giorgio e a Octagon, stati due, e agli atleti, ovviamente, sono, Armen ha fatto il suo mondiale, ho avuto fior di atleti che hanno fatto delle cose, fior di atleti che erano in FKB però, per molte cose. Ma che cosa è cambiato in quei 7 anni? Zero. Zero. Non è successo niente. Nel 2013 io rimetto fuori il capino, richiamo tutti i miei vecchi amici, sento che cosa è successo di loro, avevano tutte le posizioni importanti e in botta porto. Il riconoscimento della ISCA, che prima dovevano tenere fuori perché Falsoni non voleva sentirne parlare, era tutto Waco Pro. Che guarda caso ISCA, che oggi è esplosa, è in assoluto by far la più grande organizzazione pro che ci può essere nel mondo per quanto riguarda la kickboxing, federazione, non promotion, federazione. Ho portato Glory, che il Glory numero 2 l'abbiamo fatto noi, un torneo della Madonna. Ho portato Legend, Legenda, anzi, come dicono i russi, eccetera, un altro evento, forse secondo me uno dei più belli che abbiamo mai fatto. Ho portato Bellator. E adesso ho One, dove ci sono gli italiani, e con i tempi e i modi che potremo realizzare, avremo anche in Europa. Quindi, in questi 7 anni, c'è stato, per quanto riguarda i pro, uno sviluppo incredibile. E abbiamo portato una grande ventata di aria nuova, proprio nell'MMA, che prima, qual era prima del 2016 il grande evento di MMA? Ma non c'era proprio, non ci sarebbe stato, perché sì, Bennator, per amor del cielo, ha fatto bene, ma non è paragonabile a quello che si è realizzato al Palazzo Ozaki quell'anno e poi in seguito, eccetera, eccetera. E adesso arriviamo, e quindi questo è ciò che la grande ventata, e la ventata è ancora attuale, perché anche grazie ai grandi campioni che abbiamo, si è aperto un mercato pazzesco, perché non dimentichiamoci, e non sto parlando solo di One, ma parliamo di quelli che, gli atleti di Fight One, che vanno in Giappone, Gloria Peritore, Roberto Oliva, che poi vincono, perché attenzione, andare all'estero per fare dei match dove fai carne da macello, vai a fare il jobber, non interessa a nessuno, non è quello il punto, perché tanta gente negli anni in cui io ero in FKB mandava gli atleti all'estero dove li avremmo potuti mandare noi, ma non avevano gli atleti, quindi prendevano un sacco di mazzate e tornavano massacrati per 2 soldi, perché poi attenzione,
io ho sempre curato molto bene i contratti degli atleti. Tutti gli atleti che sono con me hanno avuto un grande successo economico e si possono e possono garantire, hanno avuto garantite una loro carriera, perché questo è anche l'altro elemento. Bene. E poi arriviamo ad oggi. La dark side, diciamo l'altro lato della medaglia, dice sì, avete fatto tutto questo, fate tutto questo, però ci sono troppe regole. No, ce n'è una sola, ma che viene talmente promossa da chi è contro di noi che sembra che noi vincoliamo. Noi diciamo semplicemente questo: se sei in una squadra, devi fare il lavoro della squadra, perché se io posso organizzare degli eventi, lo posso fare perché ho dei promoter che mi permettono di organizzare, di mandare i nostri atleti a combattere in questi eventi. Ma questi promoter, se ricevono delle lettere di boicottaggio, come quelle che fa l'FKB, non dimentichiamoci la famosa intervista a Donato Milano in diretta, in cui io gli ho fatto fare una figura pazzesca, senza citare poi l'ultima del refuso, vabbè, ma quelle sono storie ormai, lasciamo perdere, mandando le lettere perché la loro battaglia non è di combatterci facendo degli eventi migliori dei nostri, no, la loro battaglia è combattere cercando di boicottare i nostri promoter oppure di portarli via, perché i migliori promoter dell'FKB sono i nostri ex promoter e non è imploso nessuno, perché ti faccio un esempio: domani, ieri, un anno fa, passa Carlo Barbuto, uno dei migliori promoter che noi avevamo, e va in FKB, ci sta un anno, neanche due, ci sta un anno e poi ne esce e si fa i cavoli suoi piuttosto che stare con loro. Perché? Ci sarà un motivo, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Oggi c'è un altro promoter, perfetto, vediamo che cosa succederà fra un anno o due. Cioè, quello che voglio dire è che Fight One ha solo una regola: stai nella squadra e segui la squadra. La squadra ha un problema con un'organizzazione, una DSA, una associazione, perché il CONI l'ha indicata come associazione, loro si vendono come federazione, ma non sono un FSM, sono una DSA. Bene, noi con quelli non possiamo spartire nulla e soprattutto mi spiace per i tanti che stanno in FKB, che è gente onesta con degli ottimi atleti, non potranno mai assurgere a un livello superiore, perché anche quando vanno, oggi hanno avuto il regalo, abbiamo concesso di divertirsi un pochino con Bellator, ma qual è il seguito? Qual è il seguito? Che cosa succede dopo? Il giorno dopo che hanno fatto un bel evento non c'è nulla, noi li mandiamo in giro per il mondo, ma in giro per il mondo davvero. Pensate solo ai quattro atleti che sono in One Championship, ma noi gli abbiamo portato dei signori atleti: Giorgio Petrosia indubbiamente, Armen Petrosia, Mustafa Aida, che ha avuto una grandissima chance e che su cui ne vedremo delle belle con lui, e poi Yuri che adesso si gioca. Allora immaginiamo che noi piazziamo altri due campioni in One, va bene? E che di questi riusciamo anche ad avere due titoli mondiali, due cinture di One. Io preferisco questo a mandarli una volta ogni tanto a fare una bella vetrina in un bel galà, quale può esserci, piuttosto che avere una carriera. E quindi l'implosione di cui parli è una impressione sbagliata che è stata data, perché un paio dei nostri promoter sono andati via. E quando la gente va via, gli piace fare un po' di casino. Ma ripeto, fa più rumore un albero che cade nella foresta che la foresta stessa che cresce. Ci sono tanti promoter piccoli che diventeranno medi e che diventeranno grandi. E soprattutto nell'MMA, perché io ho la formula. Insomma, io credo che la mia storia parli. Se sono riuscito a fare queste cose e se ho portato della gente, degli altri promoter, a fare quello che hanno fatto, perché li ho aiutati, gli ho dato consulenza, gli ho dato sponsor, gli ho dato visibilità televisiva, ho fatto una serie di cose. E questa cosa io la voglio fare in Europa, però adesso, con One Championship. La voglio fare con i dilettanti, con Gamma, nel mondo. Io voglio passare a another level, dicendolo Lamb style, eh? No, cioè, cavoli, ma perché think big, diceva qualcuno, no? Cioè, l'Italia mi interessa perché è la mia casa, ma se non lo capiscono, va bene, non è la fine del mondo. Certo che farò crescere quelli che sono con Fight One, e cresceranno sempre di più, perché hanno le loro chance. Mentre fuori da Fight One, scusatemi, le chance non ci sono, di carriera io parlo. Fare un evento, ma la carriera... Quindi, però... Tu quindi, Carlo, stai dicendo che per avere un'opportunità, chiaramente va meritata, non è che uno entra
in un'organizzazione senza meriti, però bisogna essere in fight one, ad esempio, per combattere a one. No, non ho detto questo. No, aspetta, aspetta, aspetta. No. Io ho detto un'altra cosa. Io devo chiedertelo perché è chiaro che... No. Il dubbio si crea, no? Tu dici, devo essere in fight one? No. Perché se non sono in fight one, non combatto a one. No. Aspetta. No, non ho detto questo. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto che in fight one hai la possibilità di fare una carriera. Se vinci tutti i tuoi match, è matematico che io ti propongo. Viceversa, se non fai parte di Fight One, ma sei molto forte, io ti riconosco come atleta forte, e se non sei parte dei due management di cui abbiamo parlato, perché non è interesse neanche di One Championship di far crescere una propria concorrenza, io ti prendo lo stesso, capisci? Tempo addietro mi hanno proposto tre italiani bravissimi, e One Championship mi ha detto: Carlo, li prendiamo? Io, come presidente di One Championship Italia, ovviamente ho la possibilità di dire sì, no, cioè un minimo di gradimento, ma attenzione, motivato. I tre atleti tecnicamente erano perfetti per One Championship, ma c'era un problema: il coach a criminal records. One Championship, se hai criminal records, tu non puoi neanche pulire i bagni di One Championship. E in questo sono ferre. Per cui io gli ho detto, gli atleti sono ottimi. Nessuno saprà mai chi sono quei tre atleti, si mangeranno le mani un giorno. Perché un giorno magari nelle mie memorie dirò chi erano quei tre. Ma il loro coach ha criminal records. Per cui mi è bastato dire, se volete all'angolo questa persona, e ovviamente mi hanno detto... lasciamo stare. E non sono neanche più tornati all'attacco, tipo dire, non è possibile che cambino coach. No, perché se diciamo, se sono nati da una società viziata da una figura di questo genere, ebbene no, noi lasciamo stare. E a me questo piace, perché io ritengo che il fighting sia uno sport, ma abbiamo le nostre radici nelle arti marziali e quindi nei valori. E allora, per Diana, lo faccio per divertimento, ma non voglio stare coi delinquenti per divertimento. Ho visto io anche che Chatri ha messo le regole per i manager, devono essere andati in università, devono essere educati, devono essere professionali, senza record criminale, tutto quanto, perché vuole pulire il sport, perché c'era tanta gente, forse qualcuno che... lavorava al circo e poi è andato in galera per un po' di tempo, adesso il manager se arriva e mette i fighter fuori e allora lui forse dà informazione sbagliata o l'abitudine sbagliata, questi fighter non hanno la possibilità di essere migliore che possono essere, così adesso fatte professionalmente la stessa regola in Italia, sì, per sì, il manager esattamente le stesse regole, per cui se domani nascesse un management di gente pulita che ha la visione, cioè vuol far crescere i ragazzi partendo dai dilettanti, perché bisogna partire da zero, perché qui c'è tutto da costruire, non è che perché abbiamo due punte che fra l'altro ci arrivano dall'estero, perché l'Apicus arriva dall'estero, cioè mica è un made in Italy, è diventato italiano per così dire, ma ci arriva da fuori, quindi la parte lottatoria l'ha sviluppata nel suo paese, no? Allora se nascesse un management che ha interesse a investire nei dilettanti piano e poi nei pro e fosse pulito, nessuna... Ti faccio un esempio. Sanna era un ottimo, un grande conoscitore, poi è andato in America, adesso non l'ho ben seguito, eccetera. Un management seguito da uno come Sanna era un management, secondo me, pulito, con cui si poteva lavorare, pensare. Domani esce fuori qualcuno e io sono il primo a dirgli fammi vedere i tuoi atleti, a prescindere che siano di Fight One o meno, attenzione, a prescindere se ha un progetto pulito. Chiaro che deve avere delle gare fatte in un certo modo. Ecco perché io privilegio quelli di Fight One, perché so il circuito che hanno fatto, so da che gare arrivano, so che tipo di persone sono, tutto qua. Questo è il motivo per cui c'è un privilegio su Fight One. Non c'è nessuna esclusiva. E cosa faranno per sviluppamento di altri atleti in Italia? Avete un piano di farlo più palestra, qualcosa speciale per fare questi atleti crescerli da giovane a
professionale? Sì. Allora, io ti dico la verità, Lem, io un'idea ce l'ho ed è quello che lanceremo. Guarda, mi piace iniziare a parlarne proprio in questo podcast, così diamo questa è una vera esclusiva. Io voglio lanciare un tavolo aperto di MMA sotto il cappello di Gamma Italia, quindi non sarà una roba specifica di federazione, è una cosa nascente, in cui vorrei unire le forze sane dell'MMA, quindi non è il 100% dell'MMA. Quando dico sane, non che gli altri sono disonesti, sane nel senso che non hanno vizi di forma tali da non potermi permettere di poter continuare nel tempo, d'accordo? Quindi un tavolo allargato, vediamo, incontriamoci, iniziamo a fare un grande torneo, campionato nazionale di MMA, il più ampio possibile, vediamo chi sono quelli forti. Gamma l'anno scorso ha fatto una roba bellissima, i due migliori atleti dei mondiali Gamma hanno vinto un torneo, hanno vinto un contratto da $100,000 con One Championship, hanno vinto due, uno è fantastico, l'uomo, il ragazzo è veramente fantastico, la ragazza è ottima, senza essere eccezionale, però è ottima. Allora, una cosa analoga, legato al campionato nazionale, noi facciamo un grande campionato nazionale e i due migliori io li inserisco in un galà importante di MMA, Octagon, dove e già gli do una chance. E se vincono lì, gli do la possibilità di entrare in un torneo internazionale che potrebbe essere un Road to One Championship, per esempio, no? E se vincono lì ancora, entrano in, magari non in One Championship, magari entrano in nel Warrior Series, no? Che è il pre-One Championship. E se vincono lì, vanno in One Championship. È lunga? Sì. Ma uno, iniziano a guadagnare dei signori soldi rispetto ai €100 a round che prendono in Italia, che è deprimente, onestamente. Quando li prendono, perché c'è chi banfa e poi gli dà €200, magari anche in biglietti, Dino, hai già capito a chi mi riferisco, Bene, perché queste sono cose che vanno denunciate. Ne ho fatte tante nella mia vita, ma non ho mai pagato nessun atleta con i biglietti. Poi certo che chiedo che vendano i biglietti. Perso è mettere l'obbligo e... Vabbè. Detto questo, un progetto di questo genere che ci porti ad avere un percorso. Ecco quando io parlo di percorso. E il percorso è ovvio che ha i promoter di Fight One, che ha le strutture di Fight One, ma parliamoci chiaro. Io, come One Championship Italia, sfrutto e utilizzo tutte le strutture di Fight One per cercare gli atleti. Domani per organizzare One Championship, gli uffici di One Championship Italia sono quelli della mia federazione, quindi è normale che sia tutto qua. Attenzione, io ho un rapporto, seppure io non chiamo tutti i giorni i miei atleti mai, però Mauro Cerilli ho avuto modo di sentirlo, non è mica un atleta di Fight One, è in One e sono felice che sia in One. Mi sento con Borgomeo perché è un serio coach, anzi uno dei migliori oggi, visto che la sua scuola ha atleti in tutte le promotion. Ecco, quello casomai è una cosa che vedo con piacere. E non prendono la bandiera dell'IMAF, che qualora facessero, chiaramente mi darebbe fastidio, direi no. One moment, ragioniamo, ok? Mm-hmm. Ecco, questo è quello che io credo. E poi mi piacerebbe, certo, che nascesse un management autonomo, indipendente, che dicesse, signori, chi è free agent venga con noi, chi non è contento delle due promotion, tra l'altro due promotion che raccolgono 20, 30, 40, quanti atleti hanno a testa, Dino, lo chiedo a te, ma come si può far lavorare tutta quella gente in un mercato come l'Italia che ha quattro gala MMA in croce? Sicuramente è difficile, quindi tu escludi la possibilità di inserirti come manager a livello di MMA? Lo escludo assolutamente, io faccio il manager per, come dire, per quelli che avevo a suo tempo. Ok? Perché sono legato a loro, poi sono meno conosciuti, ma ho anche Raffaele Vitale e Mattia Faraoni, su cui io credo al 1000%, di kickboxing ovviamente, ma credo a 1000%. Però, allora, uno, non ho mai creduto ai management che avessero troppi atleti, perché alla fine li segui male. Secondo, preferisco selezionare quelli che vincono, quelli che sono sicuro che vinceranno. Certo, mi manca la donna, devo essere sincero, mi manca la donna
delle MMA, questo è un problema. E io ne ho in testa una, ma credo che si sia già accasata con altri, che magari non è la più forte, ma secondo me è molto mediatica. Il mix dei due potrebbe fare dei bei numeri. E, però se crescesse un management autonomo, non avrebbero Carlo Di Blasi fra i soci, ma avrebbe Carlo Di Blasi come il loro più grande sponsor. Cioè ci metterei tempo, finanziamento se fosse il caso, tutti i miei appoggi, perché si sente la mancanza di un management autonomo che non abbia che possa veramente con la faccia pulita promuovere i loro atleti ovunque. Ecco, questo sì. Ma io no, io sono già in One Championship, mi occupo di One Championship e solo perché avevo un contratto pregresso con questi atleti, che ancora li tengo, ma se no me ne sarei liberato. Non ritengo corretto che io abbia troppi, troppi cappelli. Già ne ho troppi, qualcuno dice che se avessi le tette salirei sul ring a fare la ring girl, quindi che è vero. che è vero, eh? Perché che bei capelli faccio... che c'hai, sì, sì. Vero? Me faccio la ring girl io, non lo fa nessuno. Scherzi a parte, girava un video che ho dovuto far sparire, in cui io insegno alle ring girl a fare le ring girl. Ed è una roba che faccio a ogni, ripeto come devono sfilare, lo spiego, io sono uno poi che cura i particolari. E una di queste col telefonino mi ha registrato, quando l'ho visto il video, che è divertente, ho detto guarda, fai sparire sta roba con i miei ancheggiamenti che non è neanche carino. E già me ne dicono tutti, se mi dicono anche quella. Ma invece Giorgio come sta adesso? Giorgio è in una forma stupenda, è nella sua maturità. Giorgio è E.T., è un extraterrestre. Vi rendete conto che questo ragazzo ha 34 anni, ha 35 anni, ha una vitalità, una forza, un mentale incredibile e continua sempre a vincere. È un caso unico al mondo. La leggenda Giorgio Petrosian, ce ne accorgeremo quando non sarà più lì. Ha un team fortissimo, perché tra lo sparring partner, il capo del sparring partner, come lo chiamo io, Armen Petrosian, Hermes Di Francesca, e poi tutti gli sparring che ha, loro lì hanno 20 atleti pro che si allenano, una società sportiva che sarà, ma lo è già, leader in Italia, senza nessun dubbio, senza voler togliere nulla alle tante altre palestre fortissime, però loro sono... E poi hanno anche l'Apicus, ci rendi conto? Cioè, pensa se l'Apicus dovesse diventare campione, scusami, la frase giusta è un'altra. Pensa a quando l'Apicus diventerà campione di One Championship, perché io ci metto dei soldi, io vorrei scommettere, fatemi scommettere su questa cosa quando sarà, perché io ne sono convinto, capiti? Capisci? Per quanto lì sia fortissimo, l'Apicus ha una marcia in più, ha questa fame atavica, ha questa voglia di arrivare. Ha appena assaggiato un pochino la notorietà e poi è umile. I valori delle arti marziali li rispetto. Quando ha vinto contro Gafurov ha messo la maglietta con la faccia di Giorgio Petrosian, non era preparata, ve lo assicuro. Cioè è uno così. Io ho degli esempi in negativo uguali a lui, gli atleti che ho avuto per un periodo, che non cito anche se tutti sanno, che hanno perso la loro grande occasione perché erano troppo pieni di sé, e tu lo sai, Dino, a chi mi riferisco. Bene, Yuri è l'esempio al contrario. Quindi, come sta Giorgio? Giorgio sta strabene. Io prevedo che fino ai 40 anni, l'età di massima per l'Italia, anche se all'estero si può andare oltre, ma adesso non esageriamo, Giorgio ci regalerà dei bellissimi match e quando sarà finito, sarà finita la sua carriera, diciamo, per sua volontà, Giorgio potrà crescere dei grandi campioni che però verranno seguiti da qualcun altro, perché non è detto che io continui a fare quello che sto facendo, potrei decidere di smettere anche io. E quanto è difficile gestire un campione come Petrosian? E un'altra cosa, che cosa avrebbe fatto senza di te, Giorgio, e che cosa comunque invece avrebbe fatto lo stesso? Avrebbe vinto sempre. E che cosa non sarebbe riuscito a fare? Non avrebbe, lo dico chiaramente, la mia capacità è quella della negoziazione, quindi non avrebbe guadagnato i soldi che guadagna. E credetemi, per fortuna, è un esempio anche in questo. Allora, non è un segreto. Lui era in mano, però la grossa. Diciamo che seguiva
era con Max Baggio, no? Perché non era il suo manager, ma comunque era il presidente della federazione, ora quasi sparita, che curava, che gli faceva fare i primi match, no? E poi aveva il triestino, se non mi ricordo il nome, comunque, che organizzava i galà di Muay Thai e che faceva sostanzialmente bene, perché i suoi galà per quei tempi faceva delle cose fatte bene. Ecco, però quella sarebbe stata la strada, cioè avrebbe avuto dei match in Olanda, perché in Olanda lo avevano comunque scoperto, perché io stesso ho scoperto Giorgio grazie alla sua vittoria in Olanda nel 2006, e come passa il tempo, ma entrare nel K1 è stato faticoso per me. Ho dovuto organizzare un octagon facendolo combattere contro Sauer, perché sennò non c'era storia. E anche con quella vittoria dovetti firmare un contratto molto difficile, molto difficile, con It's Showtime, e poi parliamoci, e poi dopo, quando arrivarono quelli di Gloria, la trattativa fu serratissima, perché avevo davanti un negoziatore tremendo, e poi poi gli sponsor, le occasioni. Giorgio, arrivando a Milano, è entrato in un mondo diverso, è stato anche più facile promuoverlo, perché poi lui è molto sociale, è molto social, ma in realtà Giorgio è fortissimo, perché ha una grande umanità, e chi lo conosce poi si innamora di questa persona, del gruppo, della famiglia, anche questa famiglia bellissima che lo appoggia in tutto, molto, molto tribale, ma molto bella, molto vera, no? E quindi poi diventano anche sponsor, perché i suoi sponsor anche dell'evento sono tutti amici sostanzialmente. Poi sono amici potenti, sono amici. Quindi io credo che Giorgio avrebbe vinto, forse credo che magari sarebbe arrivato al K1, ma magari ci sarebbe arrivato nella fase terminale, quando non c'erano più soldi, che già l'ultimo K1 i soldi li abbiamo presi per il rotto della cuffia tramite un giro complicato. E quindi non lo so, non ho idea. L'unica cosa sicura è il conto corrente non sarebbe stato lo stesso. Gli ultimi soldi, l'ultima vittoria, quella di luglio, cos'è luglio? No, ottobre. I soldi sono già arrivati? Questo lo devi chiedere a lui. Ti posso dire questo, che One Championship è una società che paga puntualissima, non c'è una sbavatura nei tempi. Ti dicono che il 16 del mese pagano, e loro il 16 del mese pagano tutti. E in questo periodo, nonostante quello che è successo, non è stato licenziato nessuno, neanche della produzione, che è quella che avrebbe potuto avere dei problemi. Ci sono 280 dipendenti, credo, in Asia, e una sessantina credo che siano in India, una roba del genere, e uno solo in Europa, io. dicevo, quindi no, diciamo, no, c'è grande serenità su tutta questa partita. Il Chatri è una persona che ama davvero questo sport e ama questi atleti in maniera pazzesca, e estremamente munifico. Non voglio farla più bella di quello che è, ma è veramente bella. Essere a One Championship, tu lavori sereno, però devi fare il tuo lavoro. Devi fare il tuo lavoro. Se non fai il tuo lavoro, allora guai. Ti chiedo questo, Carlo, stai per fare anche espandere Italia a altre parti d'Europa come presidente? Stai là per aiutarlo, per fare il centro Italia poi cresce fuori da là? Sì, l'idea è semplice, possiamo parlarne perché non è un segreto, questa è la parte che è di mia competenza, quindi l'idea è creare un circuito europeo di selezioni per atleti che poi ambiranno ad arrivare a One. Si parte da gamma, quindi si parte dai dilettanti, no? Quindi partiamo proprio dai campionati europei, i campionati continentali di gamma, e per poi prendere lì i migliori atleti che potremo mettere in tornei invece pro di selezione, per arrivare poi in seguito a One Championship, magari passando da un evento pro europeo, dove a quel punto One Championship arriva con tutta la sua forza, e la sua forza vuol dire la forza economica, perché poi gli sponsor sono capaci a trovarli anche io da qui in Italia, ma la forza degli atleti. Quindi immaginiamo un galà
vogliamo fare una fantasy card. Allora, Dino, immaginiamo Petrosian contro un numero uno di One Championship, poi immaginiamo il Jury che ha preso il titolo e lo difende, ok? E se non lo prende la prima botta, chiedo la rivincita in Italia, e quindi ne abbiamo due. Immaginiamo per gli amanti delle MMA veloci, rapide, un Demetrius Johnson, che io adoro, un DJ, visto che noi in Italia siamo abituati alle taglie piccole, non abbiamo la mania delle taglie grosse. E immaginiamo anche un Cirilli che fa un match importante per lui, perché un peso massimo al suo perché. Okay? Anche se ha perso l'ultimo One Championship, comunque ha fatto il suo lavoro. E poi immaginiamo Angela Lee, che io adoro, mi piace da matti, no? Perché per me il fighting al femminile ha un suo senso, ok? E vogliamo Eddie Alvarez. Eddie Alvarez contro un italiano, cavoli. Voglio buttarla lì, capito? Cioè, una roba di questo genere, no? E insomma, allora... quanto pubblico facciamo, Dino? Ti prego, non replico, attenzione, Giorgio Petrosian, sto parlando contro un top, top, ci sono dei nomi ma non posso dirli ovviamente, non replichiamo a Torino, al Palazzo Zacchi o al Forum da Sago gli stessi numeri che abbiamo fatto a suo tempo, ma sì, no? La prima assoluta di One Championship così, con loro show, con le loro luci, con la loro innovazione degli schermi spostati in quella maniera strana che comunque è fighissimo, no? Allora, il giorno in cui sarà, e sarà una roba pazzesca, ma io ci voglio arrivare dopo aver selezionato in Italia una generazione nuova di atleti. Io non ho fretta, io voglio fare il meglio nei tempi migliori. Io penso che con tutta questa esperienza che c'hai, e so anche qua negli Stati Uniti, al tetto del tetto, il livello supremo con... i tipi come il maestro di Habib e Scott Coker e tutti quanti nomi che hai messo sanno il nome e sanno chi è Carlo Di Blasio. E ho detto, ma lo sto incontrando per la prima volta. Perché non l'ho incontrato prima? Perché tu eri là, tu stavi a Strike Force, forse ci siamo passati a Strike Force, io facevo delle interviste o qualcosa e pensavamo solo di essere i due che parlavano italiano in giro di questo stadio negli Stati Uniti, boh. Ma penso che avrai tantissimo successo perché tutta questa esperienza è nata da Italia, non ci abbiamo un promoter francese che può dire la stessa storia, non ci abbiamo qualcuno da Germania con la stessa esperienza. E è stato molto interessante sentendo quello che stavi dicendo e imparato tanto. Ti ringrazio. È stato interessante, poi sono venute fuori tante situazioni, tanti nomi, personaggi, eventi. Poi se vorranno magari li invitiamo e potranno dire la loro, se vorranno replicare a qualche cosa su cui sicuramente sono parte in causa. E riagganciandomi a questo, vi promesso che alla fine ne avresti parlato, motivo per cui a più di uno non stai simpatico. Allora, è davvero semplicissimo. Allora, come è anche emersa da questa nostra chiacchierata divertente e servita, vi dirò la verità, a me piacciono queste cose perché metto insieme anche le idee, io ho preso nota di un paio di cose perché mi avete fatto fare delle riflessioni in più e vi ringrazio, e la presenza anche di Lem, che è l'altra parte del mondo, nel vero senso della parola, ma del mondo a cui noi poi abbiamo fatto riferimento per tanti anni, che è l'America, in modo particolare la California, è stata importante. Detto questo, allora io ho una verve polemica molto forte. Quindi quando polemizzo con gli altri tendo alla diciamolo pure la distruzione del personaggio, cioè io lo prendo in giro sostanzialmente, e ricordo ancora negli anni 70, io ho la mia bella età, la famosa frase che dicevano gli indiani metropolitani: e una risata li seppellirà. Quindi io ho sempre usato, provo i soprannomi ai miei concorrenti, provo la battuta sulle loro cose, eccetera, eccetera. Cioè, la metto sempre un po'. Questa cosa non crea, ovviamente, nella persona dileggiata un odio, soprattutto il nostro mondo molto permaloso. Al contrario, il sottoscritto che ride come un matto quando mi fanno
i video, adesso hanno smesso, avevano perso la verba, non era più di così divertente l'ultimo periodo. Comunque, o mi fanno delle battute divertenti, l'insulto gratuito non mi fa mai ridere. E questo è dal punto di vista della persona. Poi c'è un altro elemento, che è quello economico, e quello dell'egosintonia. Entrambe le cose vanno un po' insieme. Molti, alcuni di questi miei detrattori sono o dei miei ex allievi, questo è singolare, sembra singolare, in realtà non lo è, ed è la sindrome del beneficato. Quando hai un allievo in palestra, ne hai due tipi. Quello che ti ama e farebbe qualunque cosa per te, e quello che vive per batterti. La inadeguatezza e la consapevolezza che non sono riusciti a batterti crea la frustrazione e crea una cosa tremenda che ho visto mille volte. Io non ho avuto successo perché me l'ha tolto Di Blasi. Io non sono riuscito a fare questo perché l'ha fatto Di Blasi. Non si domandano e dicono: ma come ha fatto Di Blasi? Fammici mettere insieme che magari imparo qualcosa. E quindi si crea un meccanismo per il quale ogni volta che noi abbiamo un successo stanno a cercare il pelo nell'uovo per dire sì, però sì, hanno fatto un pienone, però la ring girl aveva la calza smagliata o aveva più cellulita di quella dell'anno scorso. Sì, ma in fin dei conti il match non è stato bello. Sì, ma... E questo è un elemento fortissimo. Poi, a chiusura di questa partita qua, c'è anche la ricerca, e qui torno all'egosintonia, all'egocentrismo, di cercare di avere una propria individualità. Siccome non riescono a essere poi così di successo, cercano la visibilità diventando l'anti di qualcuno che il successo l'ha avuto. E quindi si costruiscono il personaggio dell'uomo cattivo contro l'uomo nero, contro il promoter di successo, magari dicendo la classica frase: lo fa solo per interesse. Ma che sia economico, che sia di egocentrismo, che sia politico, che sia... Trovatemi uno che non fa qualcosa per un interesse. Vuoi fosse che per la passione per questa cosa, perché vuole diventare numero uno. E in molti sono... Quindi, alla fine di questo, e arrivo al punto, le motivazioni possono essere diverse, però alla fine c'è un elemento comune per tutti questi, che è la frustrazione di non riuscire. E quelli che si avvicinano o che potrebbero avvicinarsi non sono mai arrivati al 100% di ciò che è stato fatto e realizzato. E in questo capisco che mentre lo dico, Dino, non sono simpatico. Ma io, quando lavoravo per mio padre, che faceva l'avvocato tributarista, lui mi diceva, mio padre era un personaggio simpatico, ma non sempre simpatico, diceva: io non sono pagato per essere simpatico, io sono pagato per essere efficiente. Bene, io voglio essere efficiente. Se qualche volta per questa efficienza purtroppo non sono stato simpatico, me ne farò una ragione. Credo che solo i cretini siano simpatici a tutti. Lei, tu hai da dire qualcosa? Voglio chiudere questo podcast, è stato bellissimo. Volevo dire che fare podcast con italiani è così naturale. Non devono imparare niente, sono già naturali, fuori dalla borsa, sempre pronto. E normalmente se c'è qualche americano devi abituare a... Per me devo ricordare di parlare italiano, così le parole sono girando in testa. Ah, volevo chiedere, perché viene la parola in spagnolo? Sono un po' confuso perché parlo tutte e due. E sono qui e vedo quando facete voi, ci avete qualcosa fortissimo, se lo continuate penso che sarà grandissimo, verrò anche io qualche volta, ma penso che dare il report da California in mezzo al promoter più grande e poi uno che c'ha la scuola è una mista interessante, e per la gente per guardare questo penso che saranno sorpreso, penso forse questo è il fine, se state guardando ancora. Madonna, due ore, queste qui stanno a parlare. Questo è il nuovo stile di fare TV, non c'è nient'altro da fare. Sono finito in Netflix, arriva Dino e Carlo e questo è il nuovo show. E volevo dare i complimenti, è stato molto interessante sentendo Carlo come la sua esperienza, tutto quello che è successo, e tu
Noi siamo amici da 10 anni, adesso è stato una bella cosa. Cosa pensate di fare podcast? Questa è la prima volta, non so che fai tante... Ma io mi sa che a Carlo l'avevo detto forse come idea anche da fare lui. Tu un'idea che mi avevi dato già, penso almeno un paio d'anni fa sicuramente, poi sì. Bisogna anche organizzarsi, vediamo quando è finito tutto questo casino. Ma volevo chiedere una cosa a Carlo, infine, alla fine, proprio come ultima cosa. Poi, Carlo, tu sei più per o contro, se ti dovessi definire? Io sono assolutamente un uomo pro. La mia indole pro è dimostrata da un fatto che è ineluttabile, questo tutti quelli che stanno con me lo sanno. Io perdono. Io non ho rancore. Ma in assoluto, non c'è una persona in questo mondo. No, non è vero. Ce n'è una sola. Ce n'è una sola, ma ne ho ben donde. Ma a parte questa persona, ripeto, non c'è nessuno in questo mondo con cui io ho rancore. Perché non sono un tipo permaloso e perché credo che se io e te oggi discutiamo, e magari ci diciamo anche delle cose forti, e magari ce ne facciamo anche di tutti i colori, non è detto che domani non ci possiamo trovare a un tavolo e riragionare su quello che è successo. Questo mio essere pro mi ha portato a essere tradito più di una volta, e questo le persone che mi sono a fianco e che sono i miei, virgolettati, angeli custodi del rischio di Blasi, come dicono loro, cioè tu tendi troppo poi a perdonare, riprendere con te, eccetera, eccetera. Però non mi importa, perché davvero, Dino, si consuma di più odiando e sospettando che nella serie, ma va bene, ok, ha sbagliato quella volta, vediamo. Certo, sto molto attento la seconda volta. Questo non toglie che c'è gente che mi ha fregato 2 volte e anche 3 volte. E invece, visto questa è chiamata, questa domanda, perché secondo me qualcuno te la vorrebbe fare. Quanto contano i soldi nei rapporti personali per Di Blasi? Ah, bella questa. Allora, 2 discorsi diversi. Nei confronti del prodotto finale conta molto, e mi spiego. Il successo dell'evento, il successo del mio atleta, non nella vittoria sportiva, parlo del cachet che prende, eccetera, eccetera, perché io come promoter o come manager mi paragono a un atleta. Il valore della vittoria dell'atleta sta nel KO e nell'importanza del titolo che ha guadagnato. Io come promoter, la mia vittoria è determinata dal successo di critica e di pubblico. La critica è quanto è bello stato il mio evento e il pubblico è quanto alla fine ha fatturato l'evento. E da questi 2 elementi mi esce il mio utile. Questi sono gli elementi che fanno dire al promoter Carlo Di Blasi I got it, è stata fatta. Ma a latere di questo, se nel percorso per raggiungimento di queste 2 cose io devo passare sopra qualcuno dei miei valori, la risposta è no, ma mi metto prima in condizione di non dover passare a qualcuno dei miei valori. Cioè, non c'è nessuno che può dire che gli devo dei soldi, perché no, assolutamente. Ho sempre pagato fino all'ultimo ogni nostro debito e cose, eccetera. E non c'è nessuno, soprattutto, che può dire, cosa molto più importante, che è stato danneggiato da me in maniera subdola. Chi è stato danneggiato da me era perché era concorrente e io non credo che McDonald's nella sua battaglia contro Burger King gli facesse sconti. Se poteva fottergli un punto vendita, glielo fotteva, esattamente come nel nostro mondo, se posso portarti via un atleta lo faccio. Io nel passato ho offerto ad atleti di altre promotion una miglior borsa per portarli via anche il giorno stesso. Questa cosa scandalizzerà. Cosa hai fatto, eccetera. Certo, l'ho fatto. Qualche volta è andata bene, qualche volta non è andata bene.
ma l'ho fatto perché in quel momento ero stato attaccato da questo promoter che non era un mio amico, che non era nemmeno un concorrente, era uno che in quel momento cercava, addirittura usando il mio marchio, perché fino al giorno prima faceva Octagon, il giorno dopo si era inventata un'altra roba e quindi aveva sfruttato i miei contatti, e io immediatamente ho preso il telefono e li ho chiamati uno a uno. E ce ne sarei, ne avrei mille di racconti come questo genere, che poi hanno creato quella nomea, dice, cazzo, ma Di Blasi è uno squalo. Non confondiamo. Io mi sono sempre posto in un ambito di concorrenza dando pane per focaccia. Ma chi è stato con me, chi è con me, e lo può testimoniare, gli sono stato vicino quando ho avuto problemi economici, quando ho avuto successo, in ogni momento. E avrei X da raccontare, ma questi non li racconto perché sono le medaglie che chi me le ha date lo sa e mi basta, perché sono amici e sono persone che sono stato felice di aiutare. E invece, e qua devo veramente chiudere anche perché ho pochissima autonomia a livello di batteria, poi mi sta finendo, da un estremo all'altro, più dovendo scegliere con una parola sola, più filantropo o più squalo? Che bella domanda, che bella domanda. Allora, numericamente ho fatto del gran bene a tante persone. Partendo... Una parola sola, una parola. No, vabbè. Allora, numericamente sono stato più filantropo, cioè ho fatto bene a tante persone. Come peso, uno squalo pazzesco, perché quando ho mirato uno l'ho sgagnato fino proprio... Mi sono mangiato l'ossicino così e l'ho buttato via. Quindi quando ho voluto colpire ho colpito durissimo e ancora colpisco duro. Ma credo che si bilanciano le due cose. Sono due facce della stessa medaglia. Ok, io ho quasi finito la batteria. Per cui... grazie a tutti. Lo manderemo a te per mettere sul tuo canale, metteremo sul nostro. Penso la gente sarà molto interessata. Non c'è nient'altro nuovo su TV. Forse ci sarà ripeti di Sandokan, questo sarà migliore. Allora piacerà guardare questo podcast. Grazie. Okay.